Intanto la ringraziamo per essere intervenuto un fiume in piena. Capiamo che in questo momento la campagna elettorale sta facendo crescere l'esasperazione dei cittadini. Io non credo che sia sbagliato perché siamo in un momento in cui si è chiesto il rinnovamento, si è chiesto il taglio dei privilegi, insomma il sacrificio. Si è sempre detto se lo dobbiamo fare noi lo devono fare tutti. In effetti viviamo ancora un'Italia a due velocità in cui c'è la classe delle persone cosiddette normali che continuano purtroppo a lottare per arrivare a fine mese, invece c'è sempre una casta che resta inattaccabile. Ma a me dispiace che, capisco comunque che il telespettatore si sia rivolto a me che sono la persona sbagliata. Persona sbagliata nel senso che io mi sono avventurato in questa impresa, in questo impegno civico 3 anni fa da un punto di vista amministrativo, politico, ma sono, come tutti sanno, distante da questa politica. Non appartengo alla casta, non appartengo alle persone che hanno benefit, li ho lottate. Se va sul mio sito, quello del movimento politico, vede il manifesto, vede il programma, manifesto non ora, manifesto che risale al 2009-2010, vede anche tutto ciò che ha costituito il mio impegno civico. E anche questo disinnamoramento che io ho nei confronti di eventuali nuove ambizioni o postazioni da assumere, parlo del comune, parlo della regione. Io vi dico con molta sincerità che sono disgustato da questa politica, che non è questo il modo di fare politica, perché non si è vicini alle problematiche della gente. Io ascolto tutti i cittadini, non c'è una persona che possa dire di aver chiesto un appuntamento con me e di non averlo io direttamente, personalmente ricevuto in questi 3 anni di esperienza. Che cosa ho fatto? Ho ascoltato le loro doglianze, ho ascoltato le loro difficoltà, ho ascoltato le vicissitudini nelle quali quotidianamente vive la gente naturalmente la più modesta, non quella blasonata, quella che soffre di questa situazione da un punto di vista anche di lavoro, di inopportunità, di crescita, di preoccupazioni per i propri figli. Me ne faccio carico, lì dove posso intervenire intervengo, ma intervengo come? Dicendo mi dia un qualche cosa che possa aiutare, che possa fare qualcosa, ma da un punto di vista proprio, non vorrei dire caritatevole, ma cristiano, umano, ma anche perché credo che l'uomo che rappresenta le istituzioni, la persona che in quel momento rappresenta le istituzioni, debba farsi carico delle problematiche della gente, altrimenti che stiamo a fare lì? Detto questo, sono d'accordo sul taglio della casta. Allora, perché si presentano 50.000, 100.000, 200.000 candidati per 1.000 parlamentari, per 1.000 posti in Parlamento? Perché non c'è un rinnovamento? Perché non, questi qua che si candidano non dicono ora che appena ci candideremo noi prenderemo lo stesso stipendio che prendiamo prima, non avremo benefit, rinunziamo a tutti i benefit, rinunziamo alle buone uscite, rinunziamo alle pensioni che prendiamo, oltre quelle che prendono già per il lavoro eventualmente svolto. Tutto questo non accade, la gente questo deve sapere, questo deve Poi capire, magari riprendiamo. rispetto al sottoscritto che chiede queste cose qua, ma che essendo una voce fuori dal coro, essendo un isolato, dà fastidio, diventa inattendibile, non controllabile, e schittulli. Questo sarà uno dei motivi per il quale è sempre più presente in me, è forte in me, non la tentazione, ma la volontà di lasciare. Prendiamo un'altra telefonata, poi affrontiamo il tema del rinnovamento facendo dire dovute differenze tra centrodestra e centrosinistra. Pronto? Pronto? Abbiamo un telespettatore in linea? No, 080 501 9998 il numero per intervenire in diretta, visto che si è invocato un po' in tutta questa campagna elettorale, possiamo dire che indubbiamente è stato il leitmotiv, quantomeno prima, alla vigilia della presentazione delle varie candidature, si è sempre invocato il principio del rinnovamento. Se nel centro-sinistra, PDSL, hanno tentato comunque di ovviare i limiti imposti dal Porcellum, dall'attuale legge elettorale attraverso le primarie, questo non si può dire lo stesso, insomma, per il centro-sinistra.
centrodestra per il PDL, che invece ha puntato soprattutto su volti noti. Ricordiamo anche quante fratture, frizioni interne e dibattiti interni, fra virgolette, ci sono stati a poche ore dalla presentazione, dalla scadere del termine per la presentazione delle liste. Questo significa che c'è un'oggettiva difficoltà anche all'interno dei partiti per ripensare, ridisegnare forse i volti rappresentativi dei partiti stessi. Su questa domanda rispondiamo tra pochissimo. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? 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 Buonasera, buonasera, prego, in diretta. Buonasera, volevo dire al professor Sittulli che forse sono stata l'unica a non essere accolta, e non essere ascoltata, perché mi sono rivolta dal professore, avevo tanto bisogno di parlare con lui, ma quando nessuno degli impiegati mi ha dato una parola giusta. Ma quando si è rivolta? A chi si è rivolta? Mi ricordo come si chiama l'impiegato, perché io mi sono rivolta a voi per una disabilità di una mia nipote. Ma a chi si è rivolta? Quando si è rivolta? È un impiegato, professore, ma non so come ma si chiama. Ma io non ho impiegati. Non ricordo. No, un momento. Se si è rivolta a qualche impiegato, sarà qualche impiegato della, presumo, della provincia. Sì, della provincia. Beh, sì, ma ovviamente, che non ha nulla a che fare con me. Ma noi abbiamo chiesto di lei. Sarebbe come se io chiedessi del Papa e mi rivolgessi al gendarme del Papa, con tutto il rispetto. No, io al gendarme. Sono salita su, mi hanno fatto salire e ho chiesto del professor Sittulli. E mi hanno detto che il professore non è presente, non le e può qui dare ascolto. Beh, se non ero presente non potevo dare ascolto. Ma poteva fissare un appuntamento. Professore, io volevo solo metterla al corrente di questa cosa. Allora facciamo una cosa, siccome ma siccome io sono abituato, ad essere un po' come San Tommaso, lei venga domani mattina lunedì mattina verso le 9:30, domani sabato. Venga lunedì mattina verso le 9:30, così mi indicherà la persona alla quale si è rivolta e mi indicherà anche, sapremo anche perché la persona non le ha dato l'appuntamento. Va bene. A posto, va bene, grazie. Grazie per il suo intervento, caccia le streghe, ingaggiamo. No, caccia le streghe, cioè io sto là, mi sto prodigando, sto cercando davvero di dare una dimensione diversa a quella che è la politica, anche l'amministrazione. Ma poi vedo, cioè, ecco, si rafforza in me l'idea di lasciare. Quando individuerà questo presunto dipendente che si è rifiutato di farla incontrare con la signora, lo esporremo al pubblico ludibrio? No, gli farò una diffida, una censura, cioè non è possibile comportarsi in questo modo. Evidentemente sarà una persona che è stata abituata negli anni, nei decenni a comportarsi in questo modo. Io ho aperto la provincia, io ho aperto le porte della provincia, io ho aperto il colonnato, io ho aperto ai poveri, ho aperto alla gente, ascolto tutta la gente. Se lei viene, qualunque giorno viene, vede quanta gente sta dietro la mia porta, io li ascolto tutti. Sì. Anche noi dobbiamo ascoltare i cittadini, siamo obbligati, ma perché ci fa piacere, perché certo, loro sono i nostri protagonisti principali. Quindi prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, sì, salve, sono buonasera. Angelo. Salve. Buonasera, sono un volontario che... uno scout che è andato a fare volontariato al provveditorato. Nei locali del provveditorato, sì. Facciamo un piccolissimo passo indietro, soltanto per spiegare ai cittadini di cosa stiamo parlando. Abbiamo iniziato questa trasmissione parlando della proroga che è scaduta, proroga concessa dalla provincia di Bari per ospitare circa una settantina di senza tetto nei locali del provveditorato. Quindi abbiamo in collegamento uno scout che quindi ha operato in prima linea a sostegno di questi senza tetto. La sua domanda. Allora, niente, io prima ho sentito una bellissima cosa che ha detto il Presidente, che ha detto chi fa politica deve farsi carico della gente, e mi sembra molto giusto. Io vorrei aggiungere però che tutelare la vita umana venga prima di qualsiasi altra cosa. Ora capisco che non è solo la provincia che debba trovare una soluzione. Non è solo la provincia. Non è compito della provincia, punto. Sì, lo capisco benissimo, però la situazione ormai è che queste persone stanno lì, sì. E voglio dire, se io vorrei, forse anche un po' ingenuamente, glielo chiedo, una garanzia sul fatto che se non si trova un'altra soluzione,
quelle persone possano rimanere un altro po' là dentro, almeno per questa emergenza freddo. Anche perché, Presidente, mi perdoni, però di fronte all'emergenza non possiamo neanche invocare la burocrazia e dire non è compito mio, cioè comunque un amministratore. Ma guardate, è facile, questo è demagogia, questo è populismo, parlare in questo modo, va bene? Perché là ci sono delle responsabilità anche di ordine penale. Se una persona di quelle scende per le scale e cade e si fa male, chi ne risponde? No, quindi chi ne risponde? Ne risponde la provincia di Bari, in cioè questo chi? Caso, visto che... Cioè chi? Immagino lei, però perfetto. Non si può tutelare sulla scorta di che modo. Cosa? Ma lei perché, ha fatto questo? Mi dice. Uh-huh. Ma giustamente, la magistratura dirà, ma scusi, ma lei perché ha fatto questo? Lei sta facendo le pulizie lì. Ma quella non sta facendo le pulizie perché c'è gente che va e quindi deve pulire. Benissimo. Ma la polizia come la fa? Con quali soldi? Con i soldi della provincia. Sì. Ma perché sta distogliendo i soldi della provincia da un'altra parte per svolgere un ruolo che lei non deve svolgere? Uh-huh. Che lo deve svolgere il comune. Facciamo terminare magari la altrimenti diventa la torre di Babele qua. E ognuno fa. Magari io potessi fare ciò che dovrebbe fare la regione, non lo fa, dovrebbe dare le deleghe e non ce le dà. Uh-huh. Facciamo concludere il telespettatore, pronto? Sì, pronto, io credo soltanto che è vero che qualcuno si può far male alla responsabilità, può essere il presidente della provincia, però io mi chiedo se qualcuno muore di freddo, probabilmente la responsabilità non sarà sua, ma di chi è la responsabilità? Cioè, di chi avrebbe dovuto... La vita delle persone vada tutelata. Certamente, ma sarebbe come se lei dicesse... E non è demagogia o populismo, ma semplicemente una richiesta di aiuto da un cittadino. Beh, sarebbe come se lei dicesse... sarebbe come se lei dicesse, siccome c'è la cattedrale vuota la sera, facciamoli dormire nella cattedrale. Ma per me si potrebbe fare anche così, non vedo nessun impedimento. No, cioè... Ma guarda, ma non è possibile, di qualsiasi cosa. Presidente, però non ci accavaliamo, altrimenti non riusciamo a capire, tanto io avrà tempo. Vorrei ricordare un episodio di qualche un po' di anni fa, quando Don Tonino Bello fece un'indagine a Molfetta sulle case per appunto ospitare persone senza tetto, e si accorse che non mancavano le case, ma le persone che fossero disponibili a mettere a disposizione le case, per cui credo che il problema non sia la mancanza di strutture, ma sia la mancanza di amore, sia la mancanza di attenzione verso queste persone, che non hanno nessuno che sia dalla loro parte, che sia disposto ad aiutare, o meglio non sempre hanno a disposizione qualcuno che li possa aiutare. Io credo che un piccolo gesto, 15 giorni, 20 giorni, non sia un grandissimo impegno, ma non rispetto alla situazione generale, ma rispetto alla situazione contingente che è questa. E non so come ci si sia arrivati, ma siamo arrivati a questa situazione in cui queste persone stanno là dentro, e quindi non vedo, mi sembra difficile un'altra soluzione. Quantomeno per garantire una soluzione differente, cercare una soluzione differente. La ringraziamo per essere intervenuto, grazie per il suo intervento. Allora, Presidente, facciamo così, andiamo in pubblicità e poi rispondiamo a questo telespettatore cercando di capire se è possibile un'ulteriore proroga rispetto a quella già concessa, questo chiaramente dobbiamo ricordarlo da parte della provincia di Bari. Torniamo dopo la pubblicità, avrà tutto il tempo per rispondere, a tra poco.